Salve a tutti ragazzi, sono Chris per lo staff di Ultimate Team FIFA Italia e vi do il benvenuto al nostro consueto appuntamento con le review. Il giocatore che andremo ad analizzare oggi è uno dei centrocampisti che a me piace di più in assoluto in tutto il gioco, non solo del campionato di cui fa parte, ovvero la Serie A, ma in generale proprio in tutto il gioco, perché non ho ancora trovato un altro centrocampista capace di fare la fase difensiva e offensiva come la fa lui. Ovviamente parlo di Rajan Nainggolan, nella sua versione TOTS. Giocatore completissimo, duttile e fondamentale sia nella realtà per la Roma, infatti ottiene questa carta proprio grazie a una stagione fenomenale con la sua squadra, e sia in gioco, perché veramente se fate una Serie A e avete la possibilità di prendere magari questa versione dovete assolutamente prenderla, è qualcosa di fenomenale. Ma iniziamo subito a vedere nel dettaglio come rende in game e ad analizzare un minimo le statistiche. Iniziamo subito dalla velocità, un 87 sulla carta. Che per un centrocampista è tanta roba. Ha un po' più accelerazione rispetto alla velocità, quindi magari sulla corsa non è ottimissimo, ma sullo scatto riesce a tenere il passo anche degli attaccanti. E per un centrocampista che volendo può essere messo anche CDC, è una velocità che si di tutto rispetto. Per quanto riguarda il dribbling, anche qui troviamo un valore di tutto rispetto. Un 88 sulla carta che nasconde delle statistiche niente male, come ad esempio l'88 agilità, il 91 controllo palla, eccetera. Statistiche che, come ho detto prima, stesso discorso per la velocità. Per un centrocampista sono decisamente ottime. Anche in fase d'attacco non avrete problemi a dribblare l'avversario nonostante abbia solamente 3 stelle skill, che sono però non sono 4. E quindi avere quelle statistiche lo aiuta sicuramente tanto. Passiamo alla parte divertente, al punto di forza di questo giocatore, secondo me. Non che abbia punti deboli, però sicuramente il tiro è una delle cose più interessanti di questo giocatore. Un 85 sulla carta che però al suo interno contiene un 90 forza tiro e un 90 tiri dalla distanza. Statistiche che già di loro sono alte, ma vi assicuro che in game rendono sicuramente in più, di più. Alcune volte entrano delle cannonate che boh, non me le so spiegare, anche da 30-35 metri, basta essere posizionati un attimo bene e boh, tira giù anche la porta. Per quanto riguarda la parte difensiva, le statistiche della difesa, quando le ho viste sinceramente ho detto wow. Queste sicuramente non sono delle statistiche da centrocampista, sono delle statistiche da difensore centrale, da stopper puro. Troviamo un 87 sulla carta che nasconde ad esempio un 94 intercettazione, 92 contrasti in piedi, 94 contrasti scivolata. Sono assolutamente delle statistiche bellissime. Riesce a strappare palla anche non sapendo giocare, perché c'è tanta gente magari non sa difendere, ma con questo giocatore va praticamente da solo a rubare palla. Basta avvicinarsi, schiacciare il cerchio così a caso e rubate palla. 9 volte su 10 la palla è vostra. Anche per quanto riguarda il passaggio, troviamo delle statistiche assolutamente di tutto rispetto. Un 88 sulla carta che contiene ad esempio un 94 di passaggio corto e un 91 di passaggio lungo. Anche qui, passaggi millimetrici quasi alla Pirlo. Io veramente non riesco a trovare un difetto a questo giocatore, qualsiasi cosa vado ad analizzare è ottimo. E ancora non siamo arrivati neanche alla parte, tra parentesi, divertente che è il fisico. Per quanto riguarda il fisico troviamo un bel 90 sulla carta che nasconde un 99 stamina e un 96 aggressività, insieme a un 83 forza che non è per niente male. Allora, stamina e aggressività. Con queste due statistiche così alte sarà perennemente addosso al portatore di palla e non si stancherà mai. Anche se vi capiterà ad esempio di fare un torneo e quindi andare ai supplementari, lui fino al 120° correrà avanti e indietro come un disgraziato. Questo grazie anche al work rate alto alto, che unito a queste statistiche lo rendono veramente devastante e utile in ogni parte del campo. Per finire andiamo a riepilogare i pro e i contro. Tra i pro, come ho detto qualche secondo fa, ovviamente tutto, perché qualsiasi statistica si va ad analizzare è assolutamente ottima, è sicuramente sopra la media di qualsiasi altro centrocampista di campionato. Per quanto riguarda i contro, sarebbe un buono senso dire che ne ha, visto che ho appena finito di dire che qualsiasi statistica uno va a guardare è ottima. Se proprio vogliamo trovarne una, sarebbero i calci di rigore, che ha solo un 68. Però, come ho già detto tante volte, in questo gioco anche un portiere può battere tranquillamente i calci di rigore, quindi non stiamo neanche a guardarlo più di tanto. Come voto finale gli ho dato 10, come era facile immaginare.
nulla, il video finisce qui, vi ricordo di passare dai nostri social, se il video vi è piaciuto lasciate un like e commentate per farci sapere cosa ne pensate delle nostre review, del giocatore in generale, eccetera. Un saluto, bye bye!